Movida Rock Television. Piazza Colomba, Sanremo, un'esclusiva targata Movida Locca Television. Rincontro con tanto piacere il mio grande, grande, grandissimo amico Giuseppe Povia, con cui abbiamo lanciato un progetto che sarà di qui a poco realizzato. Non vi dico niente, guardate un po' cosa è successo, cosa è stato in grado di creare qui in questo meraviglioso concerto, e poi sentite un po' cosa ha detto, parte Movida Locca Television. Sono andato nel mio passato, ho scavato e ho capito tante cose di me. Mia madre mi ha voluto troppo bene, un bene diventato ossessione, piena delle sue convinzioni, ed io non respiravo per le sue attenzioni. Mio padre non prendeva decisioni, ed io non ci riuscivo mai a parlare. Stava fuori tutto il giorno per lavoro, io avevo l'impressione che non fosse troppo vero. Mamma infatti chiese la separazione, avevo 12 anni, non capivo bene. Mio padre disse è la giusta soluzione, e dopo poco tempo cominciò a bere. Mamma mi parlava sempre male di papà, mi diceva non sposarti mai per carità. Delle mie amiche era gelosa, morbosa, e la mia identità era sempre più confusa. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo. Sono un altro uomo, ma in quel momento cercavo risposte, mi vergognavo e le cercavo di nascosto. C'era chi mi diceva è naturale, io studiavo Freud, non la pensavo uguale. Poi arrivò la maturità, ma non sapevo che cos'era la felicità. Un uomo grande mi fece tremare il cuore, ed è lì che ho scoperto di essere omosessuale. Con lui nessuna inibizione, il corteggiamento c'era, io credevo fosse amore. Sì, con lui riuscivo ad essere me stesso, poi sembrava una gara chi faceva meglio il sesso. E mi sentivo un colpevole, prima o poi lo prendono, ma se spariscono le prove poi lo assolvono. Cercavo negli uomini chi era mio padre, andavo con gli uomini per non tradire mia madre. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo. Luca dice per 4 anni sono stato con un uomo, tra amore e inganni spesso ci tradivamo. Io cercavo ancora la mia verità, quell'amore grande per l'eternità. Poi ad una festa fra tanta gente ho conosciuto lei che non c'entrava niente. Lei mi ascoltava, lei mi spogliava, lei mi capiva. Ricordo solo che il giorno dopo mi mancava. Questa è la mia storia, solo la mia storia. Nessuna malattia, nessuna guarigione. Caro papà, ti ho perdonato, anche se qua non sei più tornato. Mamma, ti penso spesso, ti voglio bene e a volte ho ancora il tuo riflesso. Ma adesso sono padre e sono innamorato dell'unica donna che io abbia mai amato. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo. Piazza Colombo, Sanremo, area del tutto indipendente al festival. Io incontro un mio amico, Giuseppe Povia. Posso dire mio amico? Eh certo, anche perché ci conosciamo dal 2009 e tu sei sempre stato presente a tutti i live. Eh beh, Giuseppe, hai dato come sempre il massimo in questo, in ogni tuo evento. Il rock esce proprio dalla tua anima e quindi lo diffondi anche nelle canzoni dedicate ai bambini, ecco. Sì, perché molti hanno il concetto del rock, delle chitarre elettriche, dell'essere sbandati, del buttarsi fuori, del fare una vita insomma un po' sregolata. Invece rock vuol dire roccia, vuol dire riuscire ad essere sicuro di quello che stai dicendo, essere convinto dei tuoi concetti e dirli comunque con una convinzione che magari non dico a tutti, ma alla maggior parte della gente riesce ad arrivare nell'anima. E il prossimo disco si chiama I Bambini Fanno Rock. E di questo volevo parlare, perché ho detto, annunciamo già il prossimo disco di uscita, che quando sarà l'uscita? O il 10 o 12 aprile, si chiamerà I Bambini Fanno Rock. Ovviamente noi ti seguiamo negli eventi in Campania, perché se ci dai questa esclusiva, ecco. A voglia, se venite quest'anno verremo parecchie volte in Campania, perché l'anno scorso l'abbiamo saltata. Eh beh, noi ti seguiremo. Giuseppe, i pennivendoli sono sempre quelli che a te non danno per nulla buona impressione.
Io ho conosciuto tre giornalisti, diciamo nella mia ignoranza, e sono Pierpaolo Pasolini, Indro Montanelli e Tiziano Terzani. E leggendo i libri che hanno scritto mi sono reso conto, ho letto anche i libri di altri giornalisti, però quelli che mi hanno colpito sono questi tre, proprio perché erano intellettualmente onesti, chi viaggiava e ti portava nei posti in cui andava attraverso un libro, chi diceva della politica in modo giusto, non secondo il mio pensiero ma secondo un pensiero proprio comune, e chi riusciva anche ad attaccare delle persone che erano inattaccabili. Queste tre persone mi hanno un po' cambiato la vita, quindi la maggior parte dei giornalisti oggi li chiamo pennivendoli di regime, perché ognuno fa il gioco del giornale per cui scrive, non gliene frega niente di fare una notizia sana. Il tuo sogno, che poi è andata anche una canzone, riguarda i giornalisti, ai pennivendoli intervista. Giuseppe, ti voglio dire l'ultima battuta, io ti voglio dare una piccola anticipazione, che ho scritto un cortometraggio di 14 minuti intitolato Maledetto Sabato, in cui chiuderà la tua canzone. Guarda, se riusciamo a farlo bene 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 bene, io potrei già metterlo nei live, perché Maledetto Sabato parla della storia del mio migliore amico che a 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Anche io, anche io ho un passato in cui ho subito un coma irreversibile, però eccomi qua, sono qui sveglio, quindi chi più ne ha più ne metta. Infatti è un buon messaggio, perché alla fine tu pensi che le cose succedano solo agli altri, invece poi è un attimo. Succede anche a te. Ci vediamo nella sede vostra lì a Carpi e poi in giro per l'Italia, ti seguiamo. Guarda, quando vuoi e come vuoi. Un saluto a Movida Loca Television. Un saluto a Movida Loca Television. Voi guardate, noi vi teniamo d'occhio. Ci annegherai nel tuo bicchiere, fai vedere che sei più forte te, sei più forte te, sei più forte te, sei più forte te, sei più forte te. Movida Loca Television.